Allora, rivediamo il teorema fondamentale. Abbiamo visto ieri un po' in velocità. Si definisce f di x integrale da a a x di f di t in dt con x uguale a f di x continua in t a b. Cioè, preso l'intervallo più limitato a b, l'area sotto la funzione f di x tra a e x si chiama funzione integrale, f grande. Viene numericamente rappresentata, graficata come l'area. Facciamo l'esempio. Questa è x, questa è y. Se questo è a, questo è b, c'è x. Quest'area, l'area tra a e x sotto la funzione x uguale a f piccolo di x, questa quantità è f grande di x, funzione integrale tra a e x di f. X qui è l'estremo superiore di integrazione. Ok? Il teorema afferma la seguente cosa. Se ho y uguale a f piccolo di x continua in t intervallo a b, allora la sua funzione integrale f grande di x data da l'integrale tra a e x di f di t in dt è una funzione continua e derivabile e la sua derivata è proprio f piccolo di x, oppure detto in altri termini f grande è una primitiva di f piccolo. Qua sotto f di x è una primitiva di f piccolo di x, che è equivalente a quanto sta scritto nella frase sopra. Ok? Per dimostrare questo teorema è sufficiente applicare la definizione di derivata e il teorema della media. Ditemi quando siete pronti. Fatemi rifare. Derivata della funzione integrale nel punto x qualsiasi, okay, tra a e b, vale per definizione di derivata il limite di questo punto è x più h, cioè con un h diverso da 0, prendo un altro punto
il rapporto tra la variazione della f diviso la differenza delle x. Quindi calcolo f in un punto vicino a x, che chiameremo f di x più h, meno f di x fratto la differenza delle due x, che è h, quando k tende a 0, cioè i due valori delle x tendono a coincidere. Questa è la definizione di derivata. Se questo limite esiste finito, la funzione è derivabile e il risultato del limite è proprio la derivata della funzione. E vedremo che questo limite dà proprio f piccolo di x. Perché? Beh, se utilizzo la definizione di f grande, per definizione f grande di x vale l'area da a a x sotto la funzione f piccolo, cioè questa fetta verde. Ok? Analogamente f grande di x più h, qui x appare solo all'estremo superiore integrazione, quindi cambio solo l'estremo superiore. L'integrale da a a x più h sempre di f di t. La loro differenza, questo forse è più facile vederlo graficamente, è questa fettina gialla. Questa fettina gialla è, scusate, f di x più h meno f grande di x, cioè l'area da a fino a x più h meno l'area da a fino a x. Ok? Quindi f di x più a meno f di x vale l'integrale da a a x più h f di t di t meno l'integrale da a a x di f di t di t. Ma abbiamo già visto che questa differenza è l'integrale da x a x più h di f di t di t, proprio per la proprietà vista la volta scorsa degli integrali definiti. Perché? Perché meno l'integrale da a x di f piccolo di t vale, posso togliere questo meno semplicemente invertendo gli stemmi di integrazione. Ok? Quindi f grande x più a meno f grande di x vale, mettiamo prima questa parte, quando ho un'espressione di questo tipo abbiamo già visto che posso scriverla come un unico integrale da a, dal primo estremo all'ultimo, e i due intermedi coincidono. Questo posso scriverla come l'area tra x e x più h, la striscioline gialla. Ok? È la stessa cosa. Ma il teorema della media qui è applicabile perché f di t
è continuo tra x e x più a, perché è continuo in tutto l'intervallo a b. Quindi esiste un punto, chiamiamolo C, compreso tra x e x più h, per il quale vale questa espressione, è uguale all'ordinata in C per l'ampiezza di questo intervallo, cioè x più h estremo superiore meno estremo inferiore. Quello che prima era b meno a, cioè f di c per h. Dal punto di vista del grafico cosa significa? Io questo triangolino che ha una base che misura h e questa f di c, c è qua dentro, questa è l'altezza del triangolino, più questa base è piccola, più questi due segmenti verticali approssimano l'ordinata in x. Ok? Quindi torniamo indietro, la derivata di f grande x che vale il limite per i per h che tende a 0 di f grande in x più h meno f grande in x fratto h. Qui il numeratore abbiamo appena visto che possiamo scriverlo come f piccolo in c per h. Dove c è un punto, è un numero che sta tra x e x più h. Qui h sopra e sotto posso semplificarlo, quindi qua dentro h adesso non c'è più, ma il fatto che h tenda a 0 implica che x, anzi, che c e x coincidono, e questo a priori è il limite per h che tende a 0 di f di c. Ma se h tende a 0, questo numero, questo numero e questo numero sono esattamente lo stesso, x, c ed h ed x coincidono, questi due estremi hanno lo stesso valore se h tende a 0, quindi questo vale f di x. Per cui f grande è derivabile e la sua derivata prima è proprio uguale a f piccolo. Quindi f grande è una derivata di f. Cioè f, la derivata di f grande è uguale a f piccolo. La funzione integrale è una primitiva della funzione integranda. Questo conclude la dimostrazione. Conseguenze. Se f di x è una primitiva
f piccolo di x. Cosa significa? Che l'integrale indefinito che è la totalità delle primitive di f piccolo è uguale alla funzione integrale più una costante qualsiasi. Se f grande è una primitiva, la totalità delle primitive differisce da f grande per una costante. Definizione di integrale indefinita. Allora indichiamo con phi di x una qualsiasi primitiva. Cioè f grande di x più c. Ok? La chiamiamo così. F è una qualunque primitiva. Allora, phi in A, ricordiamoci che x appartiene all'intervallo AB, dove f piccolo è continuo. Phi di A quanto vale? Beh, è f grande in A più c. Ma f di grande di A quant'è? È l'integrale tra A e A di f di t di t, che vale 0. Quindi c. Ok? Di conseguenza posso riscrivere la prima riga in questo modo. C è phi in A. In B, phi in B vale f grande in B più phi in A. Questo non cambia, questa è una costante, ma è identica. Di conseguenza f di B vale phi calcolato in B meno phi calcolato in A. Basta che porto phi di A a sinistra. Ultimo passaggio, lo riscrivo. F grande in B, che cos'è? È l'integrale da A a B di f di t. Quindi, per calcolare l'integrale definito, qui potrei mettere anche x indifferente. L'integrale definito tra A e B della funzione f piccolo è sufficiente che determini una qualunque primitiva phi della funzione e ne faccio la differenza tra l'estremo superiore e l'estremo inferiore e ho trovato l'integrale. Quindi ripeto, phi è una primitiva qualsiasi, basta che sia la stessa, calcolata in B e in A. Esercizio, prego. Certo.
abbiamo visto che la funzione integrale è una primitiva di f piccolo. Quindi l'integrale indefinito, l'insieme di tutte le primitive, è dato da una primitiva qualsiasi, la funzione integrale, più una costante, quella che vuoi. Ma questo significa che la generica primitiva, cioè l'integrale indefinito, è uguale alla funzione integrale più una costante. Quanto vale questa costante? Beh, è facile vedere che è esattamente la funzione phi calcolata in A, perché f grande di A è 0. Quindi la funzione integrale indefinito vale la funzione integrale più il valore della funzione integrale phi nell'estremo A, nell'estremo inferiore integrazione. In B calcolo la stessa cosa e ho phi in B è uguale a phi grande in F grande B più phi di A. Quindi la mia area, che è rappresentata da questo numero, è la differenza tra la generica primitiva calcolata in B meno quella calcolata in A, perché F grande di B vale l'integrale tra A e B, ricordo che questo è l'estremo superiore di integrazione, e quindi la differenza tra due qualunque primitive calcolate in B e in A, la differenza. Un modo analogo, un modo compatto di scrivere questo è phi in x tra parentesi quadre, e si riportano sulla destra gli estremi di integrazione. Ad esempio, cominciamo con un caso facile. Supponiamo che f di x sia uguale a x. Una retta. Calcoliamo l'area di questo triangolino. È un triangolo, una figura geometrica elementare, sappiamo già quanto vale l'area, ma vediamo di mettere, di collaudare questo metodo. L'area è base per altezza diviso 2, quindi viene tra 0 e 1, sarà 1 per 1 diviso 2 è un mezzo. Ok? Questa è l'area A. La calcolo come l'integrale definito tra 0 e 1 della funzione x. La mia integranda è la retta. Ma qual è la primitiva, una primitiva della funzione x? Se ne calcolo l'integrale indefinito, una funzione la cui derivata è x è un mezzo x alla seconda. Questa va calcolata in 0 e in 1 e faccio il valore in 1 meno il valore in 0. Quanto vale in 1 il valore di un mezzo x alla seconda? È un mezzo per 1 al quadrato meno un mezzo per 0 al quadrato per gli amici un mezzo, che è proprio l'area del mio triangolo. È tutto chiaro? Attenzione! Quant'è l'area sotto la retta y uguale a x tra meno 1 e 1? Prima è integrato tra 0 e 1.
qui c'è 0, qui c'è 1, qui c'è meno 1. Ho trovato prima questa, adesso voglio tutta quanta questa. Questa fitta e anche questa. Integro tra meno 1 e 1. Cosa trovo? Chi offre di più? La primitiva, un mezzo x alla seconda. Un mezzo x alla seconda, calcolata in 1 e in meno 1, e ne faccio la differenza. In 1 quanto vale? Un mezzo per 1 fa un mezzo. Meno, in meno 1 quanto vale? Totale? L'area è 0. È così? Evidentemente no. Perché? Perché questa area conta col segno più, questa col segno meno, perché qui l'ordinata è negativa. E quindi si cancellano. Attenzione, se voglio l'area sotto il grafico della funzione che cambia segno, devo spezzare le due parti. Prendo col segno più l'area nel tratto dove la funzione ha un'ordinata positiva e cambio segno all'integrale calcolato nell'intervallo dove la funzione ha segno negativo. Oppure l'area che io conterei come in questo caso un mezzo più un mezzo dovrebbe essere 1, che invece mi dà 0. Un modo per calcolare, per esprimere in modo generale, l'area sotto qualunque tipo di funzione continua integrabile è il seguente. Prendiamo il caso della funzione di prima. Avrei direttamente l'area se integrassi la funzione ribaltandola dove è negativa. Dovrei integrare questa al posto di questa. Ma come faccio per individuare in un'unica espressione questa funzione al posto dell'intera retta? Col valore assoluto. Quindi l'area che mi interessa è l'integrale tra i b del valore assoluto di f di x. Questo mi dà sempre l'area col segno corretto. Ok? Non solo, ma qui abbiamo un'altra proprietà dell'integrale definito che ieri non abbiamo visto, che è la seguente. Se integro una funzione in un dato intervallo, il risultato che ottengo non sarà mai superiore a quello che otterrei se integrassi il valore assoluto della funzione. Ne abbiamo appena visto il motivo. L'integrale di f di x è sempre inferiore o al massimo uguale all'integrale del valore assoluto della funzione, anche se prendo questo in valore assoluto. Il valore assoluto dell'integrale è sempre inferiore all'integrale del valore assoluto, al massimo uguale, al massimo uguale. Il segno meno, il segno negativo in senso, il segno di minore in senso stretto vale per le funzioni che in AB cambiano segno. Se in AB la funzione non cambia segno, vale uguale. Ed è esattamente la stessa cosa. Ok? Altro esercizio. Supponiamo di avere
la parabola y uguale a x meno x alla seconda. E esatto, questo con gravità verso il basso si annulla in 0 e in 1, vertice 1 mezzo, 4, circa questo momento. Qual è l'area tra la parabola e l'asse delle x tra 1 e 0? Parabola x meno y alla seconda. In questo intervallo la funzione non cambia segno, quindi faccio direttamente l'integrale definito. L'area che mi interessa vale l'integrale tra 0 e 1 di x meno x alla seconda. Qui uso le proprietà di linearità dell'integrale definito. Questa vale la primitiva di x è 1 mezzo x alla seconda, abbiamo appena visto. La primitiva di meno x alla seconda? Meno 1 terzo x alla terza. Questo va calcolato in 1, in 0 e va fatta la differenza. Quanto vale in 1? 1 mezzo meno 1 terzo. Meno il suo valore in 0, che è 0, 1 mezzo di 0 meno 1 terzo di 0 fa 0. 1 mezzo meno 1 terzo, 3 meno 2, 1, 1 sesto. Non so se riesco a scriverlo qua sotto. Vediamo se riesco a farvi afferrare l'utilità e l'importanza dei differenziali. Troviamo un modo nuovo per calcolare l'area del cerchio. Ok? Centro O e raggio R. Voglio calcolare la superficie di questo cerchio. Attenzione, siamo in due dimensioni. Ok? Prendiamo consideriamo un punto P a distanza RP, anzi, chiamiamolo X, a distanza X da O. P è un generico punto e dista X dal centro. Ok? Considero la circonferenza di raggio X. Quanto è lunga questa circonferenza? La circonferenza di raggio X è lunga. Quanto è lunga questa circonferenza di dato raggio? 2 pi greco per il raggio. 2 pi greco
Ok? Adesso immaginate di spostare qui leggermente oltre x, di prendere un punto qui primo che abbia una distanza da O, x più vx, con vx un differenziale, una quantità infinitesima, e quindi avete un'altra circonferenza un pochettino più grande. Ok? Quindi avete, adesso è da disegno grande, ma in realtà sono infinitamente vicine. Questa è una corona circolare, si chiama. Ok? Immaginate di prenderla e senza stirarla, cioè senza cambiare la lunghezza di C, di allinearla lungo una linea retta, di trovarvi quindi in queste condizioni. Avete un rettangolo che ha come base 2 pi greco x e come altezza di x. Giusto? Prendete la spicciolina e la disponete lungo un segmento. Quindi la base, che è la circonferenza più piccola, ha una lunghezza che è 2 pi greco x. L'altezza di questo rettangolo è il differenziale di x. Ok? Questo è un rettangolo tanto più quanto di x è piccolo, perché in realtà la base superiore di questo rettangolo è più lunga, perché è 2 pi greco x più di x. Ma se di x è piccolo, la differenza è piccola. Quant'è la superficie di questo triangolino, di questo rettangolino? La superficie, lo riscrivo, è base 2 pi greco x per altezza x. Questa grandezza è grande o è piccola? È infinitesima o no? È infinitesima, perché qualunque cosa moltiplicata per un infinitesimo è un infinitesimo, e come tale lo tratto e lo chiamo dA, l'infinitesimo di area. Questo significa che se il raggio aumenta di dx, l'area che copro ha una variazione data da questo differenziale. Ok? Ma per trovare tutta l'area non faccio altro che sommare questi differenziali dal centro fino a R grande. Faccio un integrale definito. Sommo tutte le aree differenziali. Quindi la mia area A vale integrale da 0 a R di 2 pi greco x in dx. 2 pi greco è una costante, lo porto fuori. La primitiva di x è un mezzo x alla seconda. Che in R vale un mezzo R quadro, in 0 vale 0. Un mezzo e 2 si semplificano. Pi greco più il raggio al quadrato. Ho trovato l'area del centro. Cosa straordinaria è questa. Pur se approssimo quest'area in modo non esatto, perché non è vero che l'area è 2 pi greco x per dx, perché la base superiore è più lunga, questa approssimazione è corretta tanto più quanto dx è infinitesimo. Lavorando con i differenziali ho un risultato esatto. È straordinario. Perché è vero proprio perché è un differenziale, una quantità infinitesima. E questo posso utilizzarlo in un'infinità di contesti. Per oggi basta così, grazie. Io ho massacrato abbastanza.
Thank you.